tutti i cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di una recensione di un film. Volevo parlare di un film d'animazione, sempre dello studio Ghibli di Hayao Miyazaki, che mi è piaciuto tantissimo. È un film alquanto bello, straordinario, che ha parlato di una storia vera. Io non ho mai dato per scontato che fosse immaginario il conte Caproni. Il conte Giovan Battista Caproni è esistito realmente, nato in Trentino Alto Adige, vissuto poi a Milano, e questo lui, oltre ad essere un conte, oltre ad essere un nobiluomo, è stato anche un ingegnere, uno che ha progettato gli aerei. Infatti l'aeronautica Caproni esiste ancora adesso. Questi sono gli aerei che sono stati progettati con lui. Durante il film di animazione hanno fatto vedere che anche Giro, non mi ricordo il cognome, lo scrivo qua, è un personaggio realmente esistito, perché io pensavo che non fosse esistito nemmeno, non fosse esistito il protagonista. Invece vado a capire che sia il protagonista che il conte Giovan Battista Caproni sono esistiti realmente. Anche Giro era uno che progettava aerei perché era un appassionato di questo genere, era anche un fan del conte Caproni. Per questo motivo, durante il film fa vedere che lo sogna di diventare come lui e c'è riuscito. Si sognano a vicenda, però lui sogna che l'ingegnere, il suo idolo, lo chiama semplicemente ragazzo giapponese. Il film di animazione è tratto dall'omonimo romanzo di quest'altro uomo che vedete qua nella foto, e vi scrivo anche il nome, come si chiama. È comunque qualcosa che mi è piaciuto tantissimo, perché il conte Caproni poi è anche in un francobollo, e fanno vedere durante il film che i giapponesi vedono i tedeschi come degli amici. Praticamente non era come nei famosi film americani dove il tedesco è sempre il nemico, ma in questo film di animazione fanno vedere i tedeschi come un popolo pacifico che canta, un popolo amichevole, anche perché durante le guerre mondiali il Giappone era alleato con la Germania e con l'Italia. Mentre la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Prussia erano alleati tra di loro ed erano contro la Germania nazista di quell'epoca ed era contro anche i giapponesi e gli italiani di quell'epoca, anche se poi dalla Seconda Guerra Mondiale gli italiani sono passati da sotto il dominio tedesco al dominio statunitense. La città dove è nato Gianni Caproni all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico e tuttora invece fa parte dell'Italia, dato che lui era figlio di nobili di poco conto, nobili della bassa nobiltà di Bolzano, che poi è diventato un ingegnere di fama mondiale, dato che è stato dedicato non solo un romanzo ma anche un film di animazione dello studio Ghibli. È un video che mi è piaciuto per il fatto che ha raccontato la verità. Pensavo che il protagonista fosse immaginario, invece è un altro personaggio realmente esistito, uno che ha voluto essere come il conte Caproni e ci è riuscito, facendo degli aerei altrettanto belli. Bene amici, con questo è tutto, spero di avervi fatto venire la voglia di andare a vedere questo film. Con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.